Oltre il 32% degli italiani è da considerarsi sedentario, condizione che rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per la salute. Per rispondere a questa tendenza e promuovere la diffusione della cultura del regolare svolgimento dell'attività sportiva e fisica, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità ed il Comitato Olimpico Nazionale hanno deciso di avviare una comune campagna di comunicazione intitolata Salute, Sport e Movimento Fisico. Oggi c'è un'evidenza scientifica fortissima che l'attività fisica, il muoversi e ovviamente anche meglio l'attività sportiva, ma comunque l'attività fisica sono il singolo fattore protettivo della salute che è possibile perseguire. Noi dobbiamo raccontare alla popolazione, ai 60 milioni italiani, a quei 30 che non lo praticano, che è indispensabile sia perché migliorano la loro vita, sia perché aiutano tutti gli altri, diciamo, a risparmiare e quindi avere un grande beneficio. E la promozione del movimento dovrebbe partire prima di tutto dalle scuole. Noi siamo il fanalino di coda d'Europa, un'ora massimo due di attività fisica alla settimana, sono un sesto, un ottavo di quello che fanno e non riusciamo a capire perché il mondo della scuola, il ministero non riesca a cambiare questa cosa che da sola servirebbe a far stare meglio e anche a risparmiare dei soldi. C'è sicuramente la necessità di aumentare il sostegno alle famiglie e alla salute dei bambini, quindi come dico sempre io, ogni euro che noi spendiamo per sostenere la salute dei nostri bambini e delle famiglie, in realtà poi ne risparmieremo molti, ma garantiamo anche un'ottima qualità della vita. Ci sono moltissimi programmi fatti con il mondo dell'associazionismo sportivo, realizzati insieme anche alle scuole, mai troppo, dobbiamo essere sempre di più per coinvolgere il grande mondo, diciamo, dello sport italiano nella nostra vita quotidiana.